Benvenuta. Siamo noi, ciao, buonasera. Partiamo. L'hai scelta te, sera siamo noi? Eh sì. Perché? Io ho sentito il vostro pezzo prima, è pazzesco. Ti è piaciuta? Sì, lei ragazza è fantastica. Quella, l'atleta, è meravigliosa. Vedi che vuol dire l'occhio delle donne e l'occhio della scrittrice e della regista si sofferma su quello che sta avvenendo intorno a sé. Sì, io vedo sempre quello che succede prima, per capire. Allora, sei in libreria con questo Flashback, che è un romanzo molto bello, che interseca la storia presente, la tua storia e la storia delle donne che hanno vissuto in varie epoche del passato. E nella quinta di copertina c'è scritto che l'hai scritto in un momento complicato della tua vita, di che si trattava e hai avuto bisogno di guardarti indietro per scoprire te stessa? Ma diciamo sì, il libro parte da una serie di cose incredibili che ho avuto in un periodo complicato, e cioè, lo dico all'inizio, che sono delle perdite di memoria. Cioè avevo come una perdita di memoria che poi mi hanno diagnosticato non avere nessuna causa reale, in cui però avevo come dei vuoti, e da lì partono poi queste storie. La letteratura comunque in generale, gli scrittori e le scrittrici quando scrivono si mischia con la vita, certe volte anche la complica ed è anche rischioso, certe volte aiuta. È anche terapeutica. Io devo mandare la pubblicità e dopo la pubblicità cominciamo a scoprire qualcosa in più di lei e forse anche di noi, chissà, pubblicità. Prezzi del 2017 terminano domenica. Vivete il vostro sogno su un vero letto a 549 euro. Tanti nuovi divani ai prezzi di 5 anni fa, ma solo fino a domenica. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Mi piace sentirmi leggera, per questo scelgo Golfetta, fatto con carni scelte di prosciutto italiano. E poi c'è Bresì, gustoso ed equilibrato, da oggi anche al tacchino. Golfetta, tutto il gusto della leggerezza. Quando crescono e esprimono il loro stile, c'è Kinder Joy, lo snack da gustare in modi diversi, proprio come piace a loro. Doppia crema al latte al cacao, due palline croccanti e una sorpresa. Kinder Joy, la gioia di crescere a modo loro. E da oggi arriva la nuova collezione Street Style by Funko. Ciao Marco. Poi sta installando l'allarme Verisure. Sì, ieri hanno forzato la porta di casa e non siamo più tranquilli. Vede? Così l'allarme rileva l'intruso e noi interveniamo prima che provi ad entrare. Lo sai che ti dico? Lo installo anch'io. Scegli Verisure, l'allarme numero uno in Italia. Chiama l'800-94-9494 o calcola online su verisure.it. A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina. Una bella piadina per te. Buona! Con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina. Disturbi intestinali? Per molte persone un tasto dolente. Diarrea, dolori addominali e sempre quella flatulenza. Un rimedio? Chigimea Pro. Perché? Ma può aiutare. Chigimea Pro, in tutte le farmacie. Continui fastidi alla schiena o al collo sono spesso causati dai nervi. Provate Mavosten. Lo speciale complesso di micronutrienti favorisce un sistema nervoso sano. Mi sento di nuovo bene con Mavosten. Mavosten, in farmacia. Le famiglie sono cambiate. Quello che non deve cambiare è il nostro pianeta. Per questo Amadori si evolve con voi, nel rispetto dell'ambiente. Parola di Amadori. Tutti abbiamo bisogno di certezze, anche riguardo alla nostra salute orale. Per questo Elmex lavora a fianco dei professionisti del settore dentale, con la certezza che la ricerca scientifica sia la chiave per prendersi cura della nostra salute orale al meglio. Scegli la certezza. Scegli Elmex. Il gran spaghetto Oiello incanta la vittima con il riflesso del grano aureo. E poi comincia a ballare tra dente e palato, fino a stordirti di sapore. E poi si suo per sempre. Oiello, la pasta come Napoli comanda. Che aceto usi? Odame, assatanate salutiste.
È questo il condimento da adoprare per essere nello fitness primatiste. Mele d'Italia, anvirturare. E Ponti vuol sol quelle per suo aceto. E se non credi, qua le puoi tracciare. Se Adamo conosceva un cotal segreto, a Eva ne comprava quest'aceto. Il dolore a volte può farti venire voglia di buttare la giornata nel cestino. Anna, tutto ok? Ho mal di testa. Puoi provare Brufen analgesico. Grazie al sale di lisina, permette un assorbimento rapido del principio attivo. Vieni a pranzo? Certo, Brufen analgesico mi ha aiutato. Brufen analgesico combatte rapidamente il mal di testa e anche la febbre. Pregiati filetti di merluzzo sfilettati freschi e surgelati entro 3 ore. Ecco il segreto dei bastoncini di merluzzo di Capitan Findus. Sali a bordo! In questo viaggio erano in 12. Capitano, a te l'onore. Vorrei fare un brindisi con tutti, mi raccomando. Così diversi, diffidenti, ma uniti. Ragazzi, un selfie. Finché una tempesta cambiò tutto. E tutti. Una grande coproduzione internazionale. Quanto durerà ancora? Non ve lo so dire con certezza. Effetti speciali per un colossal sorprendente. Attentale! Non lo so come è successo. Siamo sopravvissuti. In prima visione su Rai 1. Abbiamo provviste ancora per un po'. Siamo finiti in questo casino per colpa tua. Gli spoiler! Una storia che vi terrà col fiato sospeso. Tu non te lo chiedi mai se abbiamo fatto la cosa giusta. Rai Radio 3 in onda Ravenna. Un mosaico di appuntamenti imperdibili, grandi concerti e incontri con ospiti come Mario Brunello, Cristina Comencini, Gad Lerner, Rita Marcotulli, Stefano Massini, Nicola Piovani, Antonio Scurati, Anna Carina Rossi e tanti altri. Dal 29 settembre al 2 ottobre, Ravenna in onda, la festa di Rai Radio 3. Eccoci qui, esce proprio oggi il romanzo di una delle maggiori registe, arrivata fino a un passo dall'Oscar, ricordiamocelo, poi ne parleremo, e scrittrice italiana Cristina Comencini, il cognome ci ricorda anche un regista amatissimo che era appunto papà Luigi, si intitola Flashback e ci stava raccontando che è veramente successo quello che c'è scritto nel libro, cioè che a un certo punto hai cominciato ad avere dei vuoti di memoria. No, non ho avuto dei vuoti di memoria, se no avrei pensato funziona? All'Alzheimer. No, ho avuto in quei periodi di 4 anni, un po' meno, cioè ho avuto questi momenti che sono delle perdite di memoria totali, ma temporanee per fortuna, per cui durano in realtà dura meno di un minuto, però a te ti pare di avere perso te stessa, lo racconto bene nel libro. E in questi vuoti si sono accumulati quei dettagli da cui sono nate queste storie, che sono donne che sono legate a me, sono vissute in altri periodi. Sono pezzi di te, forse erano davvero. Questo non se lo uno so volesse perché... se uno credesse nella reincarnazione. Ecco, questo non lo essere... so, non mi addentro in queste cose. Però quello che so è che la letteratura, forse, o anche il fatto appunto dell'umano, mette in contatto queste cose. E allora poi dopo sono andati a cercare, poi è stato un lavoro gigantesco perché c'era da scrivere da 4 anni fa, perché ci sono le rivoluzioni, ci sono periodi storici. Perché c'è, faccio un breve abstract. Sì. Una donna vissuta all'epoca della Comune di Parigi, quindi arriviamo al 1870, esatto. No? Una donna vissuta nel periodo della Rivoluzione d'Ottobre, certo. Quindi 1917, Rivoluzione certo. Russa. Poi c'è la Seconda Guerra Mondiale. C'è la Resistenza in Friuli, italiana. Quella è molto importante, è una storia che mi piace molto perché è collegata all'Italia di oggi, perché ci sono anche delle cose, in tutto il libro ci sono delle cose mie. E poi c'è l'ultima, che è la Rivoluzione Sessuale degli anni 60, che diciamo cronologicamente è la più vicina a tutti noi. Il libro percorre queste cose però legate alla mia storia. Io non ho mai scritto un libro autobiografico. Qui ci sono invece delle cose che riguardano mio padre, mia madre, la mia vita, la mia separazione, però i figli fondamentali, però sempre legati a come se fossero quelle donne che richiamano me e non il contrario. Cioè come se appartenessero. E comunque clinicamente non avevi nulla, no? No, non hai no, nulla. Ho fatto quindi, tutto chissà... perché i miei figli mi hanno spinto a farlo ovviamente. No, non ho nulla, ma non tutto quello che noi abbiamo è spiegabile così. Ci sono dei momenti in cui in qualche modo, forse in quei momenti lì che era un momento difficile da vivere, volevo quasi non esserci.
Quindi, certo, e altre c'era qualcosa che volevi dimenticare, sono arrivate le donne della storia a darti una mano. Fantastiche, donne normali, questo è molto bello, perché sono madre, cioè che hanno vissuto in periodi eccezionali, ma hanno una vita normale e dal loro punto di vista forse si capiscono questi momenti molto più che dal punto di vista degli eroi del momento. Ecco, la prima persona della quale, la donna della quale parli è una cocotte, cioè una donna di facili costumi, avrebbero detto le nostre mamme. Ci rimanda a Casanova in qualche modo, dove tu hai interpretato una parte, eri una ragazzina, un adolescente di 16 anni, no? Esatto. Perché volevi fare l'attrice? No, io volevo fare l'attrice, poi mio padre non era molto contento di questo, e poi comunque io ho scoperto di non essere affatto brava, perché quando l'ho fatto, alla prima del film, mio padre chiese a Anna Magnani, che c'era lì, com'è? C'è ancora tanto da imparare. Per cui ho capito che era meglio che passavo dietro la macchina da presa, che prendevo la penna e cominciavo a scrivere. Senti, non ma era il mio questa lavoro. Storia di Anna Magnani che ti boccia praticamente, come beh, l'hai saputa? Poverina, c'aveva ragione, era ma molto tu come sincera. L'hai saputa? Me l'ha detto mio padre. Mio padre non è che... Non è stato... No, ma non nascondeva nulla, lui era, diceva sempre quello che pensava. E ti dispiacque? Forse allora sì, non me lo ricordo, perché poi vabbè, in realtà allora non, è vero, non, era, non era... No, poi ho adorato fare il teatro quando ho messo in scena due partite... C'erano la Bui, la Ferrari, recitavano, io ero sempre nelle quinte e recitavo tutto il testo, perché mi sembrava, lo invidiavo. Comunque, Casanova, ne vediamo una scena, dove ci sei anche tu, immagino, sì. Come osa venire qui? Mi hai fatto venire tu in questa specie di bordello e adesso ti meravigli anche. Io ero a letto e dormivo. È stata Suor Lucia a svegliarmi ordinandomi di venire subito qui. Per obbedienza sono venuta, ma non sapevo perché. E il biglietto che era nella borsa della questua? Io non le ho scritto nessun biglietto. Non avrei mai osato farlo. E chi è stato allora? Parlava chiaro. L'uscio socchiuso, verso l'orto, un'ora dopo della rialtina. Forse è stato qualcuno che ha voluto prendersi gioco di me. Lo sanno tutte che io sono... È stato solo uno scherzo, vero? Non lo sai che c'è il rischio di rimetterci la vita? Vattene via, ti supplico, prima che arrivi qualcuno e ti veda. Pessima. Ho cioè, fatto benissimo. Tu regista, no, attrice. Tu regista come ti saresti trattata? Assolutamente, no, povero papà. No, devo dire che ho fatto bene. Sono senza rimpianti. Peraltro qui lui ti aveva messo in una... ti aveva fatto interpretare una innamorata di Casanova, ovviamente non una donna seduta. Una donna che... La primo amore di Casanova è una tragedia per definizione, perché lui è destinato ad averne un milione, per cui il primo è una tragedia. E poi vado anche in convento, per cui mi ha dato una parte estremamente, diciamo, rigida un po', ma anche. Però poveraccio. Non potevi pretendere di più. Esatto, per cui in fondo. Tu dice Luisa, no? Che la madre l'ha sempre parlato dentro, le ha dato dei comandamenti, ha scoperto il decimo comandamento da sola e presto prova piacere solo nel procurarlo. Da quel momento è iniziata la tua ascesa. Cosa c'è di Luisa in te? Ma c'è forse il fatto che ho paura di quella cosa che in lei è assolutamente, diciamo, sviluppata, che è il piacere del proprio corpo e del dare il piacere agli altri, purtroppo non a se stessa, perché il suo lavoro è quello, poi lei è figlia di una cocotte, come se un lavoro si tramandasse, e in più figlia illegittima, come erano moltissime persone. E dunque forse proprio per contrario. Cioè, qualcosa che non avrei mai il coraggio di tirare fuori, e attraverso lei posso scriverne e anche forse avvicinarmi in qualche modo a lei. E peraltro c'è anche un'altra figura, no? E tu dici da questa, che invece ha la sua amica, però che non fa lo stesso lavoro, lo stesso mestiere, queste due donne spuntate nell'interruzione momentanea della mia memoria individuale. Anche se gli effetti delle cose di cui scrivo si vedranno tra molti anni, è nata, mi mancava il verbo, da queste due donne spuntate nell'interruzione momentanea della mia memoria individuale, la pianta del diavolo che avvelenerà poco a poco il nostro matrimonio. Ma sì, in questo senso, che quando ci sono dei personaggi che sono particolarmente pericolosi, cioè che, di cui tu scrivi, sei immersa, in fondo sono, in quel momento ti interessa più questo personaggio che i tuoi figli, tuo marito, tendi a trascurare un po' anche le cose e anche a essere trasportata in qualcosa che appunto desideri e non hai il coraggio. Dunque in qualche modo sì. Cosa desideravi?
essere più libera da un punto di vista, come è lei, essere, poter essere me stessa fino in fondo senza dover continuamente controllare. Io penso che anche in questo senso le perdite, queste perdite di memoria di cui parlavamo, è anche quello. E ora ci sei riuscita? Sì, molto più di prima. Cioè ora che sei separata, che ti sei separata? Sì, no, la separazione è sempre una cosa dolorosissima, dolorosissima. Cioè secondo me è qualcosa che purtroppo viviamo tantissimi, perché la nostra epoca è questo, cioè la difficoltà di rapporti durevoli. Però poi dopo, dentro alle, come sempre nelle situazioni così, scopri delle cose e vai avanti. E dunque ci sono dei momenti in cui ti dici, ah, non avrei forse mai capito delle cose se non mi fosse accaduto questo. Forse anche un consoliamoci con il dietro, non lo so, però certamente attraverso questi momenti così di crisi vieni fuori in altro modo, diversa. Comunque il libro è stato molto dentro a tutta questa fase. E cosa c'è del carattere di noi donne nei personaggi? Qual è dei personaggi femminili che tu racconti quello che secondo te si avvicina più alla contemporaneità di noi donne? La madre della rivoluzione russa, la Sofia, perché racconto che cos'è avere un bambino, cioè che cos'è i momenti anche guerra, adesso pensiamo all'Ucraina, tutti i momenti in cui c'è, i bambini nascono sempre, anche durante le rivoluzioni, durante la guerra. Questo suo mondo, perché lei partecipava, che invece si chiude intorno a questo dare la vita e soprattutto farlo alimentarlo, non farlo morire nel momento in cui intorno c'è. E questo punto di vista, che è così privato apparentemente, così individuale, invece getta molta luce su quello che sta accadendo intorno. E l'ultima, perché la Swinging London, queste ragazze meravigliose degli anni 60, si mettevano le ciglia finte, le minigonne, tutta quest'epoca stupenda, il rock e tutto. E allo stesso tempo, però, come dice in una frase di Marianne Faithfull, c'era un grande malinteso. Cioè forse la libertà era più loro che nostra, forse la libertà era più degli uomini in quell'epoca che la nostra, anche se abbiamo partecipato anche lì con molta, rimane un sogno, quegli anni rimangono un sogno per tutti, tant'è che ancora la musica, i giovani la sentono. Certo. E però c'era un malinteso, io penso che questa è una cosa che le donne possono capire. E mi sembra di capire che questa sottile ricerca della libertà sia poi quello che accomuna le donne di tutte le generazioni, poi alcune hanno combattuto per noi, tante donne hanno combattuto per noi e noi ancora dobbiamo combattere. La bestia nel cuore. In primavera i miei studenti che non hanno ancora visto né Delfi né il Partenone faccio lezione qui davanti. Rimangono sconvolti al pensiero che tutto quello che hanno intorno è la copia di qualcos'altro. Ehi, Daniele! Hai! In effetti l'originale da qui sembra meraviglioso. Come le poesie di Leopardi che mi recita Anna. Senti, Daniele. Volevo dirti una cosa. Io sono venuta qui... Volevo... C'è una cosa che volevo dirti da quando sono arrivata. Dimmi. Aspetto un bambino, sono incinta. Che bello, che bella notizia. Perché piangi? Non sei contenta? E Franco? Non sa nulla. Ma perché piangi? Volevo parlarti. Chiederti tante cose. Sono stata così male prima di venire qui. Volevo parlarne con te. Nel 2006 voli a Hollywood a rappresentare l'Italia nella cinquina finalista dei premi Oscar, un film che io ho visto molto bello, che raccontava una storia di pedofilia, un tema del quale si parlava ancora non tantissimo come giustamente se ne parla ora. Cosa ricordi dei giorni hollywoodiani? Un divertimento pazzo, perché in realtà siamo andati varie volte col produttore, poi Giovanna è venuta alla fine, perché era bellissimo comunque, cioè tutti questi, a parte che diciamo era legato a tutta la storia del cinema, per cui tante cose che conoscevamo e non le avevo viste anche. E poi c'è stata questa serata meravigliosa, perché era organizzata benissimo, benissimo. Adesso è molto difficile fare le premiazioni, perché sì, la regia è difficilissima, cioè lì era perfetto. E poi ho scoperto questa cosa che mi incanta, c'era cioè una concorrenza spietata fino all'ultimo, ma
poi quando quello che aveva vinto tutti si inchinavano al vincitore. E questa è una cosa secondo me che è bellissima. Molto anglosassone. Sì, molto anglosassone, ma anche molto bella, perché in realtà stai lì e fai quello che puoi, però poi dopo dire ok. È andata, sì. Ha vinto comunque, quello che ha vinto su tutti. Ha vinto, basta. Chissà papà che cosa ti avrebbe detto. Ecco, papà non mi ha visto là, perché non mi ha visto perché non stava bene, poi è morto dopo, però non l'avrebbe creduto possibile. Perché? Beh, perché è difficile pensarsi all'Oscar. Cioè, uno può pensare che prendi Davide Donatello, anche la Palma d'Oro, non lo so, mi sembra pure la Coppa Venezia, va bene. Ma andare all'Oscar sembra un po' un altro mondo, no? Infatti io non avevo mai Ma lui ti ha incoraggiato nel lavoro di... No, lui non incoraggiava. E questa cosa ti ha pesato? No, alla fine no, perché in realtà lui pensava che tutte le cose che sono dentro di noi devono venire fuori da sole e anche con un po' di combattimento e che aiutare troppo... Non l'ho fatto io con i miei figli non ho fatto come lui. Se chiedono un aiuto o mi dicono, mi sveglio un segreto di come si scrive una cosa, lo dico tutto. Però sono una donna, lui era un padre antico anche, certo. E dunque però questa roba era sua. Peraltro tu racconti nel libro che questa... passaggio legato al fatto che voi siete quattro sorelle e un figlio maschio morì dopo pochi giorni, sì. dal parto. Questa cosa come ha influito nella vostra famiglia e in te personalmente? Beh, intanto il desiderio del maschio è stato sempre un grande equivoco secondo me, perché mamma lo voleva secondo me per papà e papà era felicissimo di essere in mezzo a tante donne. E poi sì, questo bimbetto è nato ed era malato. E beh, è stata un po' una cosa... per mamma credo molto, per papà pesante. Poi la cosa stranissima è che un anno dopo è nato mio figlio e dunque è curioso, perché quando ho detto a mamma questa cosa che aspettava un bambino, lei ha risposto in modo geniale per una donna cattolica, straordinario. Cosa ha detto? Ha detto, allora, il bambino se lo vuoi te lo tieni, ma non sei obbligata a sposarti. E credo che per una donna di quella generazione era un'apertura mentale. Io poi gli ho detto no, mi voglio sposare, però diciamo era accogliente, molto accogliente. Eppure lei aveva perso un bambino e in qualche modo il mio nasceva un anno dopo. Beh, ma il rapporto madre-figlia anche. E tu eri giovanissima, che avevi 17 anni, tuo figlio è Carlo Calenda, poi ne parliamo. Volevo vedere Pinocchio prima, sì. Perché è nell'immaginario di tutti. Il Pinocchio di Comencini, capolavoro televisivo che ha segnato tante generazioni. Mio padre era un grande, grandissimo. Te lo ricordi il Pinocchio? E come, non me lo ricordo. Peraltro c'è una frase molto carina del libro nel quale racconti che ti sei innamorata del primo marito perché entrambi amavate Guerra e Pace. Sì. E scrivi, è possibile che il nostro matrimonio sia poi naufragato su quel primo equivoco? Beh no, nel libro dico questa cosa, non so se è vera, perché poi però l'ho pensata, che spesso gli inizi... rivelano delle cose che sono messe giù, sei innamorata e tutto quanto, chiaro. E poi dopo tornano in qualche modo. Cioè bisognerebbe fare più attenzione alle sfumature quando si incontra un uomo, un amore? Non si può neanche fare, perché l'innamoramento è talmente travolgente che non è che ti vai a dire quelle cose. È bello però, anche sbagliare, dici? Sì, poi dopo ti accorgi, magari dopo quando tornano. Lì in quel caso lì era sull'identificazione che faceva mi diceva tu sembri Sonia, personaggio di Sonia, io invece volevo essere Natascia. Ma che più era passionale. Più passionale, allora dico, ma lui allora mi vede così, non mi vede come... E sei riuscita a diventare Natascia? Io spero tanto. La regina Elisabetta, so che ti è piaciuto ricordarla in questi giorni, quindi la vediamo insieme. Shiny, happy,
clip nelle quali la regina Elisabetta è stata circondata da tanti potenti della terra, si vede che poi lei era l'unica donna, in un'epoca peraltro in cui il potere era esclusivamente maschile. Che cosa ha significato per te, che modello ci dà oggi? Ma questo, quello che ha detto Camilla, ha fatto una dichiarazione precisa, ha detto era sola in un mondo di uomini. Beh, le donne, ci sono stati sempre dei casi di elite così, no? Anche la regina Vittoria prima. Certo. Ma poi non è la stessa cosa della libertà femminile di quello che noi cerchiamo. Cioè era, però la cosa è un esempio. Cioè un esempio, per esempio nel caso suo, un esempio di resilienza. Cioè lei ha attraversato di tutto, tutti i periodi, e aveva questa sua forma di, appunto, come ho detto quando è morta, di schiena dritta, cioè di tenerla dritta, qualsiasi cosa ti accade. E questo ovviamente è un esempio, pure per me è un esempio. Per tutti. Cuore, tu sceneggiata, tu lascia la penna con la sceneggiatura, e papà alla regia e tuo figlio protagonista. Eccolo là. Carlo Calenda, vediamolo. Come ti chiami? Garrone. Come mai così grande sei ancora in classe con noi? È perché da piccolo ho avuto una malattia. Che malattia era? Boh, non me lo ricordo, ero piccolo. Adesso sei guarito? Sì. Meno male. Come ti chiami? Enrico. Vogliamo essere amici? Sì. Garrone. Ehi, Garoffi! Garoffi ha organizzato una lotteria. Io ho preso 2 biglietti. Perché non ne pigli uno anche tu? Quanto costa? 1 centesimo. 1 centesimo è troppo caro. Se vuoi ti regalo un biglietto dei miei, tanto io ne ho 2. Cosa c'è in premio? Un bellissimo arlecchino. Grazie. E vorrei anche farvi vedere questo post, appunto, che Calenda ha pubblicato un po' di tempo fa, nel quale scrive: sono con mia madre che sembra mia sorella, no, sembra mia figlia, anzi, come non so. Sì, vabbè, dopo la nipotina, No, Jessica l'ha detto prima. Prima dicevo, pensavo fosse la compagna. No, vabbè. Vi ringrazio, mamma, fa piacere, femminilmente, vi ringrazio, davvero. Ma no. È nato quando lei aveva, quando Cristina, appunto, tu avevi 17 anni, anche Carlo ha fatto una figlia quando aveva 16, quindi tu non hai avuto 3 figli ma 4 praticamente. Sì, nel senso che sono diventata nonna a 35. Oggi si fanno i figli a quell'età, e un anno dopo madre di nuovo di Luigi, l'ultimo. Io ho 3 figli, Carlo, Giulia e Luigi. Giulia è una grande sceneggiatrice e Luigi è un musicista. E poi ho aiutato a crescere Tai, la figlia di Carlo, che me la sento molto quasi figlia, nel senso che avevo l'età per che fosse mia figlia, però c'ha i suoi genitori. Certo, giustamente. È importantissimo. E Carlo, con Carlo parlate mai di politica? Ti ha chiesto mai consigli? Consigli no, ma noi parliamo molto di politica in casa. È una cosa che c'è da sempre, sia nella famiglia mia che nella famiglia Calenda, e con il mio... anche Riccardo, che ha cresciuto anche lui, Carlo, perché Carlo è appunto Fabio Calenda, è suo padre, e poi c'è stato anche Riccardo, che l'ha cresciuto tanti anni in casa. E come avete commentato l'esito delle elezioni? Ma io ho sentito, noi avevamo voglia che la facesse di più, ma era una voglia inutile, stupida, perché in realtà il suo partito si è creato adesso ed ha fatto 1 mese di campagna elettorale e ha avuto l'8%. Dunque, in realtà, alla fine, penso che siamo stati contenti, abbiamo visto anche... questo fatto che tutti i giovani l'hanno votato, è stato il più votato. Quindi per i giovani. Quindi tu sei stata contenta Sì, penso che il sei lavoro... Sei di tuo figlio, gli dai qualche consiglio, le hai suggerito qualcosa? Diciamo che io sono fierissima. Consiglio no, però ne parliamo. Penso che il lavoro che sta facendo a me interesserebbe anche se non fossi sua madre. Cioè la formazione in Italia di un vero partito riformista mi interesserebbe come votante, come cittadina italiana. Succede questa cosa incredibile che si tratta di mio figlio, non me lo sarei mai aspettato, un po' come l'Oscar, cioè non lo sai, non lo puoi immaginare. Ovviamente è difficile poi dividere, però certamente il lavoro che sta facendo, l'idea che ha in testa, anche nel suo libro espressa molto chiaramente, mi è molto vicina, molto, e dunque lo appoggio in tutti i sensi. Cristina Comencini, Flashback, bellissimo romanzo, un po' autobiografico, un po' no, per scoprire qualcosa di lei, di noi e soprattutto delle donne che hanno fatto grande la storia dell'umanità e di noi donne. Grazie davvero. Grazie mille.